vigilanze speciali e regolamento CEI. Le occorrenze di questo ufficio sono anche notevoli. Abbiamo bisogno di un particolare industrie che sono attive a Ragusa e richiedono spesso lo spostamento di ingegneri da una provincia all'altra. Quindi io li faccio venire da Catania, li faccio venire da Palermo a volte, ma sono cose che ogni ufficio dovrebbe disporre e quindi rendersi autonomi. Anche perché avvengono certe commissioni. Occorrono due dattilografi almeno, due commessi e quattro assistenti. Sentiremo poi il personale. È necessario a Ragusa e come negli altri uffici, anche perché noi dalla prossima settimana in poi partiremo in tutti gli uffici della Sicilia con l'allineamento. Un ingegnere del settore di Catania che ha realizzato un livello assessoriale. Sono i centri che hanno corsi di informatica, di programmatori, hanno gli insegnanti a disposizione che pagano qualche aggiornamento del nostro personale, anche perché l'assessorato paga questi insegnanti nel periodo di inattività. E di tutto il personale dell'ufficio. L'ha sentito? Un saluto che non vuole essere soltanto un gradito benvenuto fra di noi, ma è un tangibile ringraziamento per l'attenzione e la sensibilità da ella, dell'assessore, e da tutti i vertici politici e amministrativi dell'assessorato al lavoro verso i problemi dell'agricoltura, specie della serra. E non devo sottacere però l'albero, anche per quanto riguarda l'edilizia, bloccati gli appalti pubblici viene un pochettino l'edilizia privata. Il settore turistico alberghiero è ancora barinato perché la zona costiera si infiltrano, la terra di immigrazione. Io non avevo l'assessore, ma avevo recuperato 2.600.000 2.630.000 i primi tre trimestri, in un momento in cui si punta l'indice. Io la volevo ringraziare per la sua venuta, non si era mai verificato forse la visita di un onorevole assessore. Praticamente ecco, siamo in univocità con le altre due organizzazioni e praticamente potrei ripetere il discorso che ha fatto la collega poc'anzi. Quello che stiamo vivendo politicamente, le forze politiche sono impegnate in Sicilia a fare due cose, e basta fare queste e credo che noi avremmo realizzato grandi traguardi. Sul Brennero c'è il 25 per 1000,
sulla indipendenza e però Raggiudare, che in Italia non c'è uguale, fu ispirato all'ingegnere Abitabile. Occhio dietro, Fabri, Ciccio! Ciccio, staccati Ciccio! Adesso sbaglierà. Francesco! Piglia sta palla! Guarda la butta! Ma dai, oh! Signor Carmelo Guccione, presidente dell'associazione Iblea dei Cuochi. Tempo fa, alcuni mesi fa, abbiamo fatto un corso così di aggiornamento e le nostre ragazze, tutta la nostra classe diciamo, operativa l'ha ricepito bene e di modo che abbiamo impostato di fare un corso a sé. Signora Sumitra Nairin. Nairin. Adopriamo qua una verdura normale, carote, poi cetrioli, cipolla, peperoncini, poi rapa bianca, ravanello. Questo mi sembra fatto con melone. Possiamo fare stessa cosa anche in anguria, anche può darsi lui prenda così questa mela. Vedete, possiamo fare anche con anguria. Poi certi fiori possiamo, abbiamo, lei vuol sapere quale è questo, sì, fiore? Questo mi sembra fatto con una peperone, sì, con carote, sì, perché si vede come una fiore di anturia. Di quella che è l'attività sportiva praticata in provincia di Ragusa, perché sperando che noi vanno a fare esattamente al contrario, per esempio indicando in futuro, prossimamente, cosa possa essere nella nostra nazione, ma non sempre è così, purtroppo finora non è stato così. Quindi questo aspetto non è che abbiamo molto tempo, voglio dire che sono abbastanza rapido, poi il convento è a pochi chilometri, però non c'è un interesse massiccio, organizzato del movimento pacifista e soprattutto vorrei dire dei mass media su questo argomento. Cosa fare allora? Appunto, questa associazione ha pensato di sensibilizzare tutte le coscienze, i soggetti singoli, associati, che volevano concretamente partecipare a un'azione per entrare direttamente in Jugoslavia e con l'arma della non violenza, del dialogo, della discussione, da forma, che innanzitutto portasse a un conflitto, una cessazione del conflitto, a una dichiarazione di principi dei diritti umani e per la risoluzione dei conflitti fra gli stati e i popoli in maniera non violenta. E quindi il costruttore di pace per questa iniziativa in Sicilia, quindi partecipazione diretta, ma anche sostegno tramite una petizione popolare, la vittoria, ma però sono presenti anche persone, cittadini che sono anche non di Vittoria, ovviamente tra tutte le forze, quindi possa seguire, prendere in mano la situazione. È nata dai Beati Costruttori di Pace durante un loro raduno che svolgono annualmente. All'inizio non avevano concretizzato bene come via organizzativa, ha ridotto la cosa perché sarebbe stato un po' assurdo. Niente, in una zona dove invece le armi sono a raffica, i Beati Costruttori di Pace saranno ospitati.